Ciao ragazzi e benvenuti, sono Lefarri e oggi scopriamo Pacer, ovvero l'erede spirituale di fatto di Wipeout, poiché questo gioco è sviluppato anche da parte del team che era appunto dietro all'originale gioco per PlayStation 1. Come dimenticarlo, mamma mia, questo qua promette appunto di riprendere le stesse emozioni, ovvero velocità adrenaliniche a bordo di veicoli, diciamo, antigravitazionali su circuiti veramente, veramente folli e la sensazione di velocità, avendolo già provato un pochino, vi garantisco che è davvero, davvero fenomenale. Tant'è che è molto molto difficile da padroneggiare, veramente molto difficile, poiché non c'è il freno classico, bensì degli aerofreni che appunto frenano o da una parte o dall'altra, quindi dobbiamo per forza usarli durante le curve. Ecco, prima però di scoprirlo vi invito ovviamente a lasciare un like se vi piacerà il video, ma soprattutto a valutare l'iscrizione al canale per scoprire giochi come questo e anche altre, tra di altri generi, che magari nessun altro canale vi potrebbe far vedere, vi farà vedere, insomma, per svariati motivi. Allora, gara veloce, cronometro, giro veloce. Proviamo una gara classica, e tanto qui, bene o male, non c'è lore da esplorare, eccetera, eccetera, c'è solo da notare il gameplay. Allora, classe di velocità F3000, Elite. Allora, io credo che la Elite sia ovviamente la più veloce, per cui partiamo con quella più lenta, giusto per prendere un po' di dimestichezza. Giri facciamo due, giusto per piloti, il massimo 10, armi e collisioni. Perfetto, direi. Allora, vediamo un po' le piste disponibili, prezzo per sbloccare. Ok, quindi ci attacchiamo al tram per il momento, Evidentemente dobbiamo sbloccare appunto con i crediti, che ci permetteranno, cioè che li prenderemo, presumo, nella carriera, ecco. Allora, Midtown Traffic, è il muro, ok, avanti, contrario, ah, o avanti, ok, giorno, anche qua, 300 crediti, predefinito speculare, che vuol dire praticamente ribaltata. Bene, veicolo, Vixen, Saber, Piton, Dragon, Voxel, e basta. Estetica, niente, ok, Vixen, prestazione drifter. High speed, ah, agilità, vedete infatti come cambiano l'accelerazione, la velocità massima, maneggevolezza, praticamente è lo stesso veicolo, però con una predisposizione, diciamo, diversa. Ecco, noi facciamo agilità, agilità, perché vi garantisco che forse è meglio così. Long range, defensive, disruptive, track control. Bah, non so cosa significano. Probabilmente ci saranno dei tipi di armi che saranno appunto sulla lunga distanza, tipo questo, sulla difensiva, ovvero scudi, eccetera, eccetera. Disruptive, non, onestamente non lo so. In ogni caso, vediamo di accontentarci, ecco. Statistiche tracciato. Gara veloce F1000. Località El Paso. Obiettivo 2 giri, piloti 10. Ok. Graficamente è molto molto carino, è molto carino davvero. Lo stiamo girando, lo stiamo giocando, scusate, su computer a grafica al massimo. Per cui effettivamente, cavolo, è proprio bello da vedere, c'è poco da dire. 3, 2, 1, Go. Ma la visuale interna perché si è messa? Ah, ok, non so. Prima, durante le prove tecniche, era partita con la visuale in terza. Vabbè. Al momento va bene così, cazzarola. È difficilissimo, È difficilissimo. E stiamo usando anche un veicolo lento, porcaccia. Ah, il freno è quindi con R2. Ah, tutti e due, ho capito. Mamma mia. Beh, prima era andata decisamente peggio. È incredibile, ma vero. Non so come sia possibile, porcaccia. Questo qua, ragazzi, ve l'ho già detto prima, è un gioco davvero difficilissimo da padroneggiare, Difficilissimo, cacchio. Guardate qua, come cavolo fanno ad andare via così veloci sti bot? Mazza. Final lap, di già? 44 giri, e che cazzo. Turbo. Bene, cioè praticamente io sono arrivato a cosa? Ultimo, in pratica. Lo scudo che sta andando a farsi benedire. Bella lì. Ovviamente avremo anche le armi, eccetera, eccetera, Che però mi sa che non ho ancora preso nulla per il momento, Un po' di scudo ricaricato, perfetto. Double boost. Facciamo un po' di turbo così. Mamma mia. Sesto sono, incredibile. Per sbaglio però. Quinto, sesto, non si capisce. Ma che cazzo succede? Settimo. Vabbè, diciamo ok. Meglio di nulla, ecco. Continua. Evento completato. Continua. Vediamo, proviamo a fare un'altra gara molto, molto velocemente al volo. Cronometro, distruzione, eliminazione, resistenza a tempesta, flowmentum. Allora, proviamo a fare la carriera. Benvenuto. Addestramento. F3000 promo. Addestramento, dai.
Ok, vediamo se ci insegnano ad usare le armi. Addestramento, introduzione, divieto di fermata. Impara le nozioni di base per gareggiare in Pacer. Niente armi, niente pressione. Ok, allora facciamo F3000 promo, dai. Ok, gran premio. Ma sì, questo qua è un'altra cosa. Un'altra pista, per cui va bene così. Qua però siamo obbligati ad usare la navicella che ci dicono loro, per cui ci dobbiamo per forza accontentare, ecco. Località Georgia, obiettivo 3 giri, piloti 10, lunghezza 6 km 4, tempo medio sul giro 50 minuti 6 secondi. Eh sì, è un gioco super iper veloce, ma d'altronde è comprensibile. Ecco, fra l'altro questa qui è la classe F3000, per cui sarà ancora più adrenalinico, mi sa, Staremo a vedere. Ho un brutto presentimento, sapete? Brutto presentimento. È un gioco sicuramente per 3, pochi, eh. 2, Io 1, onestamente, se devo giocare go! qualcosa di racing, preferisco di gran lunga le cose su quattro ruote. Il turbo dobbiamo ancora caricarlo, eh. Il turbo si ricarica così, un po' di scudo, grazie. E intanto siamo settimi, dai. Poteva andare peggio, credo. Teoria. Scudo. No, ha fatto l'onda, la scossa. Devo ancora imparare ad usare le armi, sapete? Attenzione. Non era il posto giusto per usare il turbo questo. Ok. Nuovo record. Sì, beh. Wow. Poi là. Mamma mia. Vai. Cazzo, sto perdendo tutto in pratica. Siamo terzi, incredibile. Ecco, sapete, mi verrebbe quasi da dire che questa qua in realtà mi pare più lenta rispetto al veicolo di prima. F3000 evidentemente è quello base, boh. Chissà. Niente, ogni tanto piazza tipo delle mine, credo, ma non sono sicuro. Double boost. Ok. Ce la faremo ad arrivare primi almeno una volta. Final lap. Ah già, perché erano tre giri qua, non due. Cazzarola. Questa scossa qua che appunto ho usato male, vabbè. Ecco, in prima persona onestamente c'ho quella visuale tipo quella dell'abitacolo, tra virgolette, però senza abitacolo. Credo sia bellissimo da vedere, porca miseria, ma ancora più difficile. Ancora più difficile. Fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti, perché sono molto molto curioso, ecco. Se volete parlarne. O se volete darmi anche qualche consiglio, chi lo sa. È bellissimo questo coso qua. Però. Cavolo. Super turbo. 404 all'ora. Dai, più o meno la mia macchina ci sta dietro con un po' di impegno. Tipo in discesa a 90 gradi, però con un angoletto di 90 gradi. Ok, continua e basta ragazzi. Io direi che qui bene o male c'è poco da farvi vedere, cioè potrei farvi vedere anche un'ora, un'ora e mezza, due, ma non avrebbe molto senso. Questo è il gioco prendere o lasciare. Il gioco è stato lanciato da poco, per cui sicuramente riceverà altri aggiornamenti dove miglioreranno i bug, correggeranno i bug, aumenteranno anche la quantità di contenuti, presumo. Per cui detto questo, grazie e alla prossima!